tutti, questo è il mio canale, io sono Anna. Oggi ho un nuovo video in collaborazione con Cricut. Questo progetto per Pasqua ti introdurrà le nozioni di base di Cricut Design Space e Cricut Joy insieme alle impostazioni dei comandi più comuni. Magari hai appena installato il software Design Space dopo aver comprato la macchina e vuoi capire come funziona. Secondo me non c'è niente di meglio che fare un esempio pratico per capire come è strutturato il software invece che darti tante nozioni tecniche tutte in una volta che possono fare solo confusione. Vediamo dunque come usare Cricut Joy e Design Space per creare un segnaposto per Pasqua. Una volta collegata la macchina al software Design Space che la deve riconoscere, possiamo iniziare un nuovo progetto. Apri Design Space e crea un nuovo progetto. Vai sulla barra laterale sinistra e su Immagini, cerca l'immagine che ti interessa. In questo caso io ho cercato un uovo e ho usato la parola in inglese perché è più facile trovarla. Ci sono immagini gratuite o immagini a pagamento, oppure puoi caricare un'immagine che hai scaricato. Ho selezionato il livello singolo in modo da avere la forma pulita senza altri disegni. Scelgo di dare le dimensioni al mio uovo. Decido di fare un uovo con un foro per appenderlo, quindi inserisco un cerchio, lo ridimensiono, lo posiziono. Seleziono entrambi gli oggetti, dopodiché vado su Combina e seleziono Sottrai. Vedete che mi ha creato una tag, diciamo, a forma di uovo. Faccio sempre la ricerca per immagini, cerco un coniglietto che inserisco, che mi servirà poi come abbellimento da incollare. Nelle forme cerco una forma a banner, a bandierina, e la inserisco. Scelgo la misura da dare alla mia bandierina e cambio anche il colore. I colori differenti indicano differenti materiali o cartoncini. Anche per la bandierina inserisco il cerchio per creare il foro per appenderla. Sulla bandierina voglio inserire il nome, essendo un segnaposto, quindi inserisco il testo. Cerco il carattere più adatto. Nelle opzioni in alto posso decidere se il testo sarà fatto con il taglio oppure disegnato con la penna, quindi il pennarello, oppure segnato con la lamina. In questo caso desidero che sia scritto con il pennarello, quindi seleziono penna. E poi su stile seleziono scrittura. Ora, per fare in modo che la macchina riconosca di dover scrivere e tagliare in un momento unico, cioè non in fogli separati, devo unire i due pezzi, quindi li seleziono e seleziono il comando aggrega. Come vedete, ora sono un pezzo unico. Seleziono tutto ciò che ho creato e duplico per creare un altro segnaposto con un altro nome. Sono pronto a creare i miei due segnaposti. Adesso ne ho fatti due, per esempio. Quindi vado su Crea. Seleziono il supporto, in questo caso il tappetino, e sono pronta a tagliare. È utile prepararsi i pezzi prima di tagliare. Per tagliare il materiale io ho scelto il cartoncino. Siccome alcuni cartoncini hanno una fibra un po' più spessa, a parità di spessore di grana, quindi decido di mettere le opzioni per la carta glitter. In questo modo la macchina farà due volte il taglio e sono sicura che verrà tagliato bene. Ora non mi resterà che seguire i passaggi che mi indica il programma a schermo. In questo caso mi dice subito di inserire il pennarello e caricare il tappetino con il materiale.
Quando avrà finito di scrivere, a schermo vi verrà segnalato di sostituire il pennarello con la lama di taglio. Design Space proseguirà con tutti i pezzi da tagliare. In questo caso sta tagliando la forma dell'uovo con il foro per appenderlo e poi proseguirà con tutto il resto. Una volta ritagliate le forme, posso assemblarle come preferisco, incollarle e aggiungere un cordoncino per appendere. I segnaposti sono realizzati, sono pronti per la tavola di Pasqua. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e seguitemi per altri consigli e ispirazioni. Pollice in su e ciao, alla prossima!